Salve, buonasera a tutti. Oggi con la nuova fiammata registrata dal brand che al momento passa di mano a $34,53, cioè sarebbe più 7,3%, spinge i listini europei che terminano la seduta in solido territorio positivo. Il DAX chiude a più 2,65%, l'IBEX a più 2,79%, il CAC di Parigi a più 2,99%, il FTSE Londra a più 2,71%, chiude il FTSE MIB a più 2,50%. Oggi non abbiamo avuto nessun market mover importante, mentre invece per quanto riguarda la seduta di domani, solo stanotte all'ora 1.30 dall'Australia abbiamo il tasso di disoccupazione. Ora passiamo all'analisi dei nostri grafici partendo dall'euro-dollaro. Bene, l'euro-dollaro praticamente, vedete, siamo riusciti oggi a raggiungere il primo target di oltre di ben 145 punti, vedete, eccolo qua, quindi siamo entrati qua. E quindi che cosa ho fatto? Quindi praticamente sulla seconda operazione ho spostato già lo stop loss a break even, mentre invece per quanto riguarda la seduta odierna, praticamente è stata una seduta che prima è stata abbastanza intesa da parte dei venditori, che appunto hanno spinto le quotazioni fino a toccare il supporto a 1.1101, però vedete adesso c'è stato un rientro da parte dei compratori, ciò ha comportato quasi fino ad oggi. Però diciamo, sono molto fiducioso che l'andamento del movimento short iniziato appunto con la candela del 12 febbraio, anzi la pin ribassista, vedete, si mantiene sempre 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la quinta seduta dove praticamente, vedete, abbiamo sempre massimi e minimi inferiori alla candela precedente. Quindi molto probabilmente domani potremmo avere un altro movimento ribassista, però dobbiamo stare attenti a quest'area, vedete, a questa zona dove ci potrebbe stare una forte resistenza, quindi area supportiva da parte, quindi di questa supporti giornalieri. Passiamo all'USDN, c'è un ritorno per quanto riguarda il dollaro yen. Abbiamo una situazione particolare durante la seduta odierna, ovvero gli ultimi tre giorni hanno contribuito a formare una piccola fase di congestione, ed in particolare soprattutto nella seduta odierna sembra che le due forze in campo si stanno studiando, vedete, diciamo, non c'è proprio una direzione ben precisa, c'è la possibilità di un ritorno agli acquisti, ma per essere certi vediamo cosa succede nella seduta di domani. Il cable praticamente oggi abbiamo assistito a un nuovo movimento ribassista, vedete, anche se nell'ultimo periodo, vedete, è stato un po' sporcato nell'ultima parte con un rientro da parte dei compratori, però anche qua abbiamo massimo e minimo, vedete, il minimo ha superato il minimo precedente, è più piccolo, cioè inferiore al minimo della candela di ieri, la stessa cosa per il massimo. Ovviamente ci sarà, diciamo che l'informazione ribassista era più forte nel caso in cui la seduta odierna avesse chiuso con una chiusura al di sotto il minimo di ieri. Vedremo che cosa succede. USDCHF qua praticamente abbiamo nettamente correlata con un altro movimento, vedete, rialzista, con massimi e minimi superiori alla candela precedente, segno che nel breve siamo ancora long. Sembra che la coppia vuole portare la chiusura della candela odierna, vedete, al di sopra la resistenza mensile
al di sopra della resistenza mensile a 0,9914, altra informazione è che la coppia vuole continuare a muoversi verso l'alto. Vedete, siccome la cosa importante, perché io domani penso che molto probabilmente l'euro-dollaro scenderà, perché vedete, siccome tra USDCHF e EURUSD sono inversamente correlate, questa qua rispetto in questo momento funge da lepre USDCHF, vedete come si è mossa verso l'alto, mentre invece EURUSD più che altro si è mossa cioè si è fermato al palo, come si dice nel gergo diciamo podistico, quindi a questo ippico più ippico, quindi molto probabilmente ritengo che domani deve continuare a muoversi verso il basso, appunto per poter combaciare con la correlazione inversa con il dollaro, con il dollaro franco svizzero. AUD/USD non c'è niente da dire, è in congestione, mentre invece la stessa cosa per mentre anche USD CAD, vedete, abbiamo un movimento di congestione, mentre per quanto riguarda New Zealand dollaro aspetto un possibile incrocio, vedete, largo un po' più il grafico della media rossa con la nera per poter entrare a mercato in vendita. Passiamo all'euro GBP, io sono in vendita e oggi praticamente sono riuscito a recuperare un po' le perdite che ho avuto anche durante la nottata e ieri con questi movimenti, però per quanto riguarda l'euro GBP abbiamo avuto una seduta a doppio senso, ovvero prima long, vedete, e poi short. Sembra che i venditori hanno preso più vigore per spingere definitivamente la coppia oltre il supporto mensile 0,7760. Ovviamente se avremo una chiusura al di sotto il massimo di ieri avremo un'ulteriore indicazione che molto probabilmente domani potremo assistere a un nuovo movimento ribassista. Siamo in loss in questo momento di una sessantina di punti. Passiamo all'euro yen, anche in questo scenario giornaliero, se allarghiamo un po' più il grafico, vedete, oggi abbiamo avuto una timida reazione da parte dei compratori, però nel corso dell'ultima parte, proprio in queste ore, abbiamo una maggiore reazione da parte dei compratori che hanno spinto i prezzi quasi a raggiungere per pochi punti il massimo della giornata. Vediamo domani che cosa succede, da notare ancora un'altra candela però inside, vedete, dopo le penultime tre candele 1, 2 e 3 rispetto alla maxi pin rialzista dell'11 febbraio che funge anche da mother candle. Mi attendo una forte reazione da parte dei compratori nelle prossime sedute. Passo a GBBN, qua praticamente anche in questo scenario abbiamo assistito a un ritorno in campo seppure minimo dei compratori, ovviamente in caso di superamento della resistenza giornaliera, questa qua ad 163,88, potremmo i compratori potrebbero iniziare a prendere il largo. EURUSD, un'operazione che sta andando bene, giornata caratterizzata, viene da una buona spinta da parte dei venditori che dopo un momentaneo ritorno da parte appunto dei compratori nella prima parte della seduta hanno iniziato a spingere insistentemente verso il basso fino a raggiungere un gain momentaneo. In questo momento siamo a circa dove stiamo qua a 186 punti, quindi molto probabilmente potremmo avere quindi una forte resistenza una volta raggiunto il supporto mensile 1,5468, quindi qua cercheremo di abbassare lo stop loss. Eurocad, anche l'Eurocad idem diciamo rispetto all'Euroaud, nel senso che anche qua l'operazione sta andando più che bene, ovvero abbiamo una forte spinta dei venditori che stanno attestando la chiusura a pochi punti dal minimo della giornata. Però attenzione, se il minimo odierno riesce a chiudere oltre il minimo di ieri, ok, ed
con una chiusura al di sotto del supporto giornaliero a 1,5315, molto probabilmente nei prossimi giorni potrebbe continuare il movimento short che al momento sta in gain di ben 190 punti. Bene, passiamo all'ultima coppia, AUDN. Qua sono in forte recupero dopo aver raggiunto nella nottata addirittura quasi 100-200 punti di loss. Adesso i compratori, diciamo, che stanno spingendo forte anche stasera, siamo a circa 20-22 punti dal prezzo di ingresso al mercato. Domani mi attendo ovviamente in caso di superamento della resistenza settimanale, questa qua a 82,03, mi attendo un forte slancio da parte dei compratori. Per stasera è tutto e ci vediamo direttamente domani sera. Grazie.